7:37 è il momento dello spazio dedicato all'ambiente e alla WWF. Oggi l'Italia che vuole rilanciarsi dopo l'emergenza Covid-19, ieri il lancio del report del WWF in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Ne parliamo con Marco Galaverni, direttore scientifico di WWF Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, eccoci. Allora, grazie per essere con noi. Ieri, lo diceva Barbara, la giornata mondiale dell'ambiente ha avuto così un ottimo risalto ed è giusto così, poi ci dirà anche quanto è importante che ne abbia sempre di più. E il rilancio dell'Italia in cosa consiste dopo questo periodo che prima o poi, insomma, ci lasceremo alle spalle? Consiste innanzitutto nel renderci conto che siamo strettamente dipendenti dalla natura. Ha detto il capo dello Stato, l'ha detto più volte il pontefice, e noi lo diciamo da alcuni anni. Se saremo consapevoli appunto di questo strettissimo legame nel bene e nel male, quindi è un ambiente sano che costituisce la base delle nostre società e delle nostre economie, un ambiente degradato e ci mette a forte rischio sia dal punto di vista climatico sia dell'approvvigionamento delle risorse di cui abbiamo bisogno per le nostre attività quotidiane e per la nostra stessa sopravvivenza. Quindi abbiamo cercato nella raccolta che abbiamo pubblicato ieri di mettere insieme un po' quelli che sono stati tutti i segnali che in questi mesi il pianeta ci ha mandato, perché purtroppo tendiamo a dimenticare spesso quello che è passato anche da pochi mesi, perché adesso chiaramente siamo tutti ancora concentrati chiaramente nella tragedia del Covid, ma solo pochi mesi fa parlavamo dei mega incendi in Australia che hanno distrutto milioni di ettari quadrati e messo a rischio appunto la vita di centinaia di persone e miliardi di animali, ma anche tutti gli incendi che hanno caratterizzato ogni continente dall'Amazzonia all'Indonesia, passando per le foreste del Borneo e anche alcune zone tropicali, e strettamente collegati per tendenzialmente lo stesso fenomeno meteorologico all'invasione di locuste, a cui purtroppo stiamo assistendo in particolare nell'est dell'Africa, anche in questo caso mettendo a rischio l'approvvigionamento alimentare di milioni e milioni di persone, e l'acqua alta a Venezia, tutti i segnali da un pianeta che è veramente sull'orlo, certo, del collasso per le nostre scelte, ma che se saremo bravi a cambiare rotta, proprio imparando da questi settimane del lockdown forzato, riusciremo davvero a costruire un futuro molto migliore. Molto migliore, Galaverni, però io sono curioso proprio per quello che lei diceva, insomma c'è bisogno di una rivoluzione culturale, perché la Terra ha respirato nei giorni in cui l'umanità era blindata, adesso dobbiamo incentivare l'amicizia con il pianeta, è un vostro anche lavoro, oltre che di tutti noi, evidentemente quello di non credere che la Terra si salvi soltanto se l'umanità è in lockdown, giusto? Assolutamente sì, abbiamo visto con il lockdown che è possibile cambiare radicalmente le nostre scelte, e ovviamente questa settimana è stata una scelta forzata. Se lo facessimo in maniera molto più oculata e volontaria, quindi non traumatica come quello a cui abbiamo assistito, chiaramente invertire la rotta sarebbe comunque possibile, quindi partendo dall'eliminazione degli sprechi che purtroppo ancora sia in ambito, certo, alimentare che energetico contraddistinguono la nostra società, ma anche sviluppando nuove tecnologie, nuovi modi relazionati alla natura, nuovi modi di produrre cibo e altri. La sentiamo male, Galaverni, è andata via la comunicazione in un paio di momenti, ma è stato chiarissimo. L'ambiente, questo che non aiuta, quello di casa. È un gomblotto, Galaverni. Insomma, bisogna agire su più fronte. Marco Galaverni, direttore scientifico di WWF Italia, grazie, buona giornata. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.